Raccontare storie di fronte ad un falò, nel mezzo di un campeggio davanti al caminetto, confortevolmente seduti, può essere un modo piuttosto divertente per passare il tempo. Questo a prescindere dalla natura delle storie, perché anche quelle più paurose, alla fine, sono soltanto storie. Nascono per provocare un piccolo brivido e muoiono con esso. Ma quella dell'area di sosta al chilometro 80 della statale 35 è una storia che in pochi vogliono raccontare. Chi lo fa, di solito, inventa dettagli e particolari, perché in realtà nessuno sa di preciso cosa accada da quelle parti. D'altronde quel posto non è frutto della fantasia o dell'inventiva di qualche scrittore molto creativo. Quell'area di sosta esiste davvero, e tutti possono vederla, sfrecciando con la propria auto lungo la statale 35. L'area è completamente in disuso. La struttura interna è popolata soltanto da acari, ratti ed insetti di vario genere. Nessuno entra lì da anni, perché non c'è nulla da vedere, né da rubare, eventualmente. Brutte cose accaddero tra quelle mura, parecchio tempo fa. Parlo di morti e sangue. Molto sangue. Comunque sia, il piazzale di fronte alla stazione è decisamente spazioso, ottimale per il riposo di qualche camionista stanco alla guida di mezzi pesanti ed ingombranti. Succede quindi che a volte qualcuno veda quell'enorme distesa di asfalto come un'ancora di salvezza, un luogo dove poter riposare, principalmente di notte, in attesa di ripartire il mattino seguente. E poco importa che la stazione risulti inagibile. La possibilità di parcheggiare il proprio mezzo e dormire è più che sufficiente. Per lo più si tratta di persone non del posto, perché dubito fortemente che ad un locale passerebbe minimamente per la testa di sostare in quel luogo anche solo per un minuto. Certo, sarebbe forse opportuno mettere un cartello o un qualsiasi avvertimento, ma ciò che accade in quell'area di sosta è difficilmente spiegabile. Ed i pericoli che si corrono non possono essere di certo riassunti in poche righe. Lo so, basterebbero in realtà due parole. Vietato sostare. Ma nessuno si è preso mai la briga di farlo. Forse perché tutti hanno paura che le strane cose che accadono da quelle parti potrebbero verificarsi anche altrove, se chiunque vive lì non avesse libero sfogo su qualche malcapitato. Quindi è anche una forma di contenimento, se così vogliamo chiamarla. Ci sono diverse storie che potrei raccontare a riguardo. Alcune risultano alquanto romanzate, altre molto più veritiere. Io preferisco queste ultime. Lascio agli altri le ricostruzioni fantasiose. Quella di Alfred Mackenzie è di certo la mia preferita. Forse un giorno anche voi potrete raccontarla ai vostri nipoti, rigorosamente di fronte ad un falò o ad un camino. Alfred era un camionista. Lavorava 6 giorni alla settimana, sempre in viaggio da un punto all'altro della nazione. Aveva percorso talmente tante strade in vita sua che ormai l'asfalto rappresentava una parte di lui. Arrivò un freddo venerdì di metà dicembre quando per la prima volta si ritrovò sulla statale 35. Stava viaggiando da ormai diverse ore e la stanchezza iniziò a farsi sentire. Al chilometro 50 un torpore generale sembrò avvolgerlo. Al chilometro 70 gli occhi si fecero pesanti e le sue palpebre iniziarono a spingere violentemente verso il basso. Fu così che quando vide una grande area di sosta dove avrebbero potuto sostare almeno 4 tir contemporaneamente, non ci pensò 2 volte. Mise la freccia ed entrò. Non aveva idea di quale fosse il nome della città in cui si trovava. Alfred non era del luogo. Viveva a centinaia di chilometri di distanza da quel posto. Di certo, se fosse stato pratico della zona, avrebbe cercato di resistere altri 20 chilometri per accostare su una corsia laterale riservata ai mezzi pesanti, presente più avanti. L'area era deserta. Alfred rimase sorpreso di questo, ma non appena scese dal suo tir e si diresse verso la struttura che campeggiava all'interno, si rese conto del motivo. Non era neppure illuminata
ed ovviamente inaccessibile. C'erano spesse catene alle porte d'ingresso. Pensò che dovesse essere fuori servizio da anni, a giudicare dall'aspetto. Ad Alfred non sarebbe dispiaciuto rinfrescarsi un po' e mangiare un boccone prima di dormire, ma non era così affamato e tutto ciò che gli serviva erano 3 o 4 ore di sonno. Fece il giro della struttura, più per necessità che per curiosità, e dopo aver svuotato la vescica, rientrò nel suo automezzo per poter finalmente riposare. C'era un'atmosfera di pace davvero surreale in quel posto. Era una notte chiarissima, priva di nuvole. Le stelle risultavano talmente nitide da poterle contare una ad una. Cosa che ovviamente Alfred non aveva alcuna intenzione di fare. Chiuse gli occhi e nel giro di pochi minuti si addormentò. Inizialmente pensò si trattasse di un sogno. Uno di quei sogni consapevoli, se così possono essere definiti. Era a casa sua, seduto al tavolo della cucina mentre gustava una tazza di tè caldo. C'era un gatto fuori dalla finestra che lo guardava e con la sua zampa lo vide dare dei piccoli colpi al vetro, come se volesse entrare. Non erano né rumorosi né violenti, ma gli provocarono uno strano fastidio. Tanto che si alzò per andare alla finestra e cacciarlo via. Ma non fu necessario arrivare lì perché il gatto se ne andò da solo. Eppure quei piccoli tocchi alla finestra proseguirono, nonostante dall'altra parte non vi fosse nessuno. Alfred provò un brivido ed improvvisamente non era più in cucina, di fronte alla finestra di casa sua. Era di nuovo nell'abitacolo del suo tir. Appena risvegliatosi da un sogno così strano. Le immagini di fronte ai suoi occhi improvvisamente mutarono. Poté scorgere il volante, il cruscotto e le stelle, che attraverso il parabrezza erano ancora ben visibili. Ma la cosa assurda che impiegò alcuni secondi ad elaborare fu che quel rumore, quel ticchettio sinistro non se ne fosse affatto andato. Quando si rese conto che non si trattasse di qualcosa presente nella sua testa, ma effettivamente di un suono udito con le sue orecchie, guardò immediatamente verso uno dei due finestrini laterali, poi verso l'altro. Non c'era nulla là fuori, ed anche quel fastidioso rumore, d'un tratto, se ne andò. Alfred rimase sbigottito per alcuni istanti, poi tornò a pensare che fosse stato davvero un sogno. Testa e stanchezza a volte possono giocare dei brutti tiri e probabilmente in quella circostanza lo avevano fatto. Ma quel pensiero rassicurante durò il tempo di un respiro perché udì di nuovo quel suono sul lato del passeggero e questa volta, con la coda dell'occhio, gli parve anche di vedere qualcosa. Una sagoma umana. Un'ombra. Afferrò rapidamente una chiave inglese abbandonata dietro al suo sedile e scese dal tir. Mosse passi lenti arrivando fino al lato destro del suo mezzo. Il cuore di Alfred palpitava freneticamente, le gambe quasi gli cedettero dalla paura, quando finalmente ebbe una chiara visuale che gli mostrò come non vi fosse nessuno da quella parte. L'area di sosta sembrava uno sconfinato deserto dove non vi era nessun altro, eccetto che lui. Tutto normale, o almeno quasi tutto. Con suo incredibile stupore vide che la vecchia struttura fatiscente al centro dell'area era illuminata. E non sembrava più così fatiscente come aveva avuto modo di verificare poco prima. Risultava un normale autogrill, pronto ad ospitare clienti in attesa di ristoro. Si avvicinò incredulo. La chiave inglese gli scivolò di mano cadendo a terra in un tonfo sordo, ma neppure se ne accorse. Appena giunto a pochi metri, dalla vetrata frontale intravide quello che doveva essere un piccolo ristorante. C'erano diversi tavoli all'interno e contò almeno 5 persone. 6, considerando anche l'uomo dietro al bancone. Per nessuna ragione comprensibile, Alfred dimenticò completamente che fino a pochi minuti prima quel posto gli era apparso come una vecchia topaia inaccessibile ed entrò. Faceva piuttosto caldo all'interno e l'odore del cibo deliziò subito il suo olfatto.
Il banconista gli rivolse un cordiale sorriso di benvenuto, mentre le altre persone al suo interno sembrarono non accorgersi neppure del suo arrivo. Buonasera, gradisce qualcosa in particolare? Le consiglio il nostro arrosto di vitello, specialità della casa. L'uomo dietro al bancone continuò a sorridere. Alfred pensò che non dovesse essere il proprietario, ma solamente un dipendente. Indossava una camicia bianca ed un gilet rosso con delle iniziali ricamate, alle quali però non prestò alcuna attenzione. Un uomo ed una donna erano seduti al tavolo vicino alla vetrata. Un'altra coppia di anziani sedeva al centro del locale, mentre all'angolo, nei pressi dell'entrata che portava alle cucine, Alfred vide un uomo solo, intento a leggere il giornale mentre beveva il suo caffè. Tutto pareva così tranquillo. Alfred fu in procinto di sedersi e di immergersi anch'egli in quell'ambiente così sereno e rassicurante, ma non ebbe la possibilità di farlo. Improvvisamente sentì il rumore della porta d'ingresso e vide entrare un uomo con gli occhiali, calvo e dall'aspetto trasandato. Non ebbe il tempo di farsi presentare i piatti del giorno, perché tirò fuori una pistola da dietro la schiena puntandola contro la coppia vicino alla vetrata. Il pensiero che si trattasse di una rapina durò appena pochi attimi, il tempo che l'uomo impiegò per esplodere quattro colpi. Due cadaveri si adagiarono sul tavolo ed il loro sangue iniziò a gocciolare a terra. Alfred rimase di sasso, senza parole, ma non fu il solo. La quiete del locale non mutò minimamente. Nessun grido, nessuno che tentasse di fuggire. La vecchia coppia al tavolo centrale proseguì il suo pasto, mentre il tizio in fondo all'angolo continuò a leggere serenamente il proprio giornale. L'unico che accennò una reazione fu l'uomo dietro al bancone, che chiese a quel tipo con lo sguardo stralunato e perso nel vuoto se volesse dell'arrosto di vitello. Per tutta risposta, ricevette due colpi nel petto. La sua camicia divenne ben presto rossa, tanto da confondersi con il gilet. Sembrò piuttosto contrariato dal fatto che non avrebbe potuto servire altro arrosto quella sera. Fu poi il turno della coppia di anziani. Lui fu freddato con un colpo alla schiena, mentre la moglie venne colpita in testa. Il proiettile entrò nella tempia destra ed uscì da quella sinistra, andando a conficcarsi sulla parete laterale. In fondo al locale, l'uomo seduto da solo aveva finalmente sollevato lo sguardo dal giornale. Non si trattò però di una grande idea, perché il suo occhio destro venne perforato da un ulteriore proiettile sparato quasi a bruciapelo. Alfred rimase per tutto il tempo paralizzato nella sua posizione. Assistette alla scena senza dire una parola, né muovere un muscolo. Quando vide l'uomo voltarsi, pensò che sarebbe arrivato il suo turno. Ma questi sembrò non notare neppure la sua presenza. Mise la canna della pistola in bocca e sparò di nuovo. L'eruzione di un piccolo vulcano, posizionato sulla sua testa, sancì la fine di quella mattanza. C'erano sangue e materiale organico un po' ovunque. Il respiro di Alfred divenne sempre più affannoso e barcollando cercò di dirigersi verso la porta d'uscita. Ma poco prima che l'aprisse, una voce improvvisa e raggelante gli giunse alle spalle. Deve davvero provarlo, l'arrosto di vitello. L'uomo dietro al bancone era in piedi, con la camicia ormai completamente inzuppata di sangue e con un'espressione quasi ammiccante. Ma fu soltanto l'inizio, perché dopo di lui tutti i presenti iniziarono a muoversi e ad alzarsi da terra. La coppia vicino all'uscita, quella al centro della sala, l'uomo in fondo al locale ed anche il folle che aveva compiuto la strage. Si alzarono tutti e tutti guardarono Alfred. Per alcuni istanti non accadde nulla. Poi iniziarono a muoversi verso di lui. Tutti continuavano a perdere sangue e da chi aveva ricevuto un colpo in testa colava anche materia cerebrale dalla ferita. Alfred riuscì a malapena ad aprire la porta ed a scaraventarsi fuori, cadendo a terra non appena uscito e rialzandosi a fatica. Le sue gambe non risposero propriamente ai comandi, tanto era il terrore per quanto gli stesse accadendo. Si diresse verso il suo tir,
senza voltarsi, ma in lontananza vide sbucare alcune sagome sinistre dalla parte anteriore di esso. Non ebbe il tempo di fermarsi a realizzare cosa fossero, che dei tetri mugolii lo raggiunsero alle spalle. I due anziani e l'uomo che fino a poco prima leggeva il giornale gli erano quasi addosso. Quest'ultimo aveva un foro talmente grande nella cavità oculare destra che Alfred poté letteralmente vedere attraverso di essa. I tre allungarono le mani verso di lui, strattonandogli la pesante giacca invernale che indossava. Forse stavano semplicemente chiedendo aiuto, oppure volevano mangiarlo. Alfred non ebbe modo di scoprirlo perché si allontanò gridando, come non aveva mai gridato prima in vita sua. Gli altri invitati a quello strano party, però, lo aspettavano di fronte al suo tir. La giovane coppia grondante sangue ed il folle autore della carneficina. Il foro dietro la sua testa era surreale e quanto ne usciva disgustoso. Ma lui non sembrò curarsene molto. Alfred si fece spazio tra i tre e tentò disperatamente di tirare fuori le chiavi dalle tasche, ma le mani gli tremavano e non fu un'impresa semplice. Impiegò quegli attimi di troppo sufficienti a farsi afferrare mentre cercava di salire sul suo mezzo. E più si sforzava di entrare, più tentavano di tirarlo giù. Alfred gridò e scalciò, e alla fine i suoi aguzzini mollarono la presa. Chiuse la portiera e mise la sicura, ansimando rumorosamente. Poi saltò sul lato del guidatore e cercò di infilare le chiavi nel quadro, operazione che ancora una volta richiese più tempo di quanto di solito gliene servisse. Ma quando provò ad accendere, un rumore sordo si protrasse per alcuni secondi. Poi un secondo tentativo con i medesimi risultati. Al terzo non vi fu più alcun rumore. Questa volta Alfred iniziò a ridere. Venne colto da una crisi isterica proprio mentre i suoi nuovi sei amici si posizionarono di fronte al tir e nel buio dell'area di sosta, pallidamente illuminata da qualche lampione distante, lo fissarono. Poi una mano fredda, proveniente da dietro di lui, si poggiò sulla sua spalla. Alfred smise di ridere ed i suoi pantaloni si bagnarono come quelli di un bambino. Voltandosi, poté vedere un uomo vestito di sangue con uno sguardo ammiccante. Sa, deve proprio provarlo, l'arrosto di vitello. Alfred lanciò un ultimo disperato grido prima che una fitta nebbia iniziasse a calare sull'area di sosta. E due mani callose si stringessero al suo collo. Venne ritrovato 2 giorni dopo. Non che vi fosse molto da cercare. Alfred era lì, nel suo tir. Ed il tir era in bella vista in quell'ampio piazzale sulla statale, dove però nessuno entrò, né si prese la briga di controllare. Lo fece la polizia, dopo che la moglie ne denunciò la scomparsa. Il tutto avvenne ovviamente di giorno, con la luce del sole, quando quell'area risultava decisamente meno sinistra e pericolosa. L'odore all'interno del tir era insopportabile ed erano già presenti i primi segni di decomposizione sul cadavere, disteso sul sedile del guidatore. Chiunque avrebbe pensato ad una morte nel sonno, se non fosse stato per un particolare. Il povero Alfred aveva le mani strette sul suo collo, in una presa mortale. In pratica si era strangolato da solo, o almeno così sembrava. Non so sinceramente se la causa del decesso sia stata catalogata come suicidio o come morte naturale. D'altronde nessuno da queste parti ha voglia di indagare quando si tratta di avvenimenti accaduti in quella zona. Semplicemente, ogni tanto succede qualcosa di brutto ed inspiegabile. È inutile farsi troppe domande quando sai che non potrai avere risposte. La storia di Alfred Mackenzie finisce qui. So già a cosa starete pensando. Anche questa, come tutti i racconti davanti ad un camino o ad un falò in campeggio, è una storia inventata. Per intrattenere, se non si crede a questo genere di avvenimenti. O per provocare qualche brivido.
in caso contrario. Lo capisco. In fondo, come farei io a conoscere tutti quei dettagli, visto che il povero Alfred non ha avuto modo di raccontarli a nessuno? Vedete, il fatto è che io ero lì. Sono lì da anni e ci rimarrò per sempre, immagino. Ad aspettare che qualcuno arrivi e nel frattempo a raccontare storie per chi abbia voglia di ascoltarle, in attesa di poter nuovamente offrire a qualcuno il mio gustoso arrosto di vitello.